Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre, per chi ancora non lo sapesse, ed oggi vado a fare un nuovo video su Fall Guys. Sono tornato dalle vacanze e quindi ricomincio anche questa serie. Mi metto subito le cuffie e andiamo a provare la nuova, nuovissima anzi, modalità. Spettacolo a squadre Extremo, sarebbe tipo Extreme ma con scritto Tremo. Non ho idea di che cosa aspettarmi, ma proviamo immediata subito. No, ma come l'ho vestito? Ha le scarpe di Sonic, tipo. Vabbè. Muoviti attraverso gli ostacoli ghiacciati e corri al traguardo. Modalità estrema attivata. Niente rigenerazione, solo eliminazione. Oh mamma. Quindi se cado sono morto, non è che dici male male, eh? Cioè qui per assurdo potresti vincere già al primo gioco. Circuito frigorifero estremo. Mizzica. Questa. Questa è difficile. Ma lui è vestito veramente terribilmente. Mamma mia. Oh cavolo. C'è talmente tanta gente che non vedo niente. Dai. Ok, allora, semplicemente andiamo così, muoviti. Aia, che botta. Che botta. Ah, punteggio della squadra, sono insieme ad altri due? Non lo sapevo. Muoviti. È uno dei miei. Oh, cavolo! Ma no! Ci sono rimasto veramente male, ve lo giuro. Quindi potrei ancora qualificarmi? Siamo undicesimi e si qualificano in 11. Devo sperare che cadano tutti praticamente. Forse ci siamo qualificati. No vabbè, non ci credo. Mi è andata non di lusso, di più. Poi lo cambio col poverino che è veramente brutto. Ok, bello però, mi piace questa modalità. Giostra medievale estrema, va bene. Cercherò di fare un po' meglio di prima, anche perché fare peggio è difficile. Più che altro come faccio a capire chi sono i miei compagni? Questa cosa non mi è chiara. Ah, ecco. Oh, quella faccina lì. Potrebbe essere. Allora, secondo me qui bisogna andare con calma, nel senso non avere troppa fretta, anche perché se no si fa una bruttissima fine. No. Aia. No. Dai che ce l'ho fatta. No, ma porca. Male male. Scusate, io vorrei vedere il mio compagno di squadra, quello rimasto ancora in gara. No. Non ho compagni di squadra rimasti in gara. Oh sì, non capisco. Vabbè, ovviamente taglio, vi faccio sapere alla fine. C'è solo un giocatore rimasto. Ah, quindi allora, o veniamo presi tutti o veniamo eliminati tutti. Fuori. Ci sta, ho fatto schifo ed è giusto che abbia perso. Gioca. Speriamo ci vada un po' meglio, dai. No, mi sono dimenticato di cambiarlo. Gira la girandola estrema. Va bene. Non mi ricordo manco com'è quello normale, figuriamoci quello estremo. Vabbè, ma sostanzialmente credo siano i livelli normali, solo che se cadi sei morto. Siamo in 4. Ma chi siamo? Allora, che cavolo è successo? Salta, grande. Dai. No. Sta laggando malissimo il gioco, Io sono riuscito a passare, non so come. Bene. Va bene, sono oltre il muro, va benissimo. Oh, mi prude. Ah, quello lì era difficile da passare, mi ricordo. Avevo già fatto questo livello nella modalità normale, però sta laggando il gioco. Quindi è un grosso problema.
Cioè, non credo sia normale che faccia così. Sì! Secondo posto. A meno che non ci battano, ovviamente. Dai, siamo stati bravi. Uno dei nostri è stato eliminato, però. Mi ero dimenticato di accendere le luci. Dovreste vedermi un attimino meglio. Trappola rotante estrema. Extreme. Questo è tosto, eh. Questo è veramente tosto, però piuttosto vado molto piano. Passiamo di qua. Facciamo così, cavolo. Ok. Bene. Bene, bene, bene. Cavolo. Non vedo dove sono, non vedo dove sono. Che cazzo. Mamma mia, che fatica. No, porca puttana. Merda. Ci siamo qualificati primi addirittura. Oh, quelli col joypad dovrebbero essere i miei compagni. Vai, 7 squadre rimanenti. Stavolta mi spiace, ho fatto schifo. Full Tilt X. Cos'è? Perché è scritto tutto in inglese? Mamma mia. Questo mi viene già da vomitare, io ve lo dico. Allora. Perché lagga il gioco? Perché mai? Perché mai? Per quale strano motivo? No! Ma vaffanculo. Ci siamo qualificati di nuovo? Bravo il secondo dei nostri, ma io non ho fatto nulla di nuovo. Meno male che c'è quello lì. Mi sa che siamo al gioco finale. Credo che qui convenga andare un po' più lenti per evitare di cadere. Perché comunque arrivando al traguardo fai dei punti. Se non arrivi ovviamente no. Muoviti attraverso gli ostacoli ghiacciati. Ok, è quello di prima. E stavolta non mi tuffo in volo. Ok. Siamo meno di prima, per fortuna. Ma sono questi i miei compagni? Io non ci capisco niente, vi giuro. Allora, qui facciamo attenzione. Non mi dovete spingere, lo sapete. Sono vi sgozzo. Aia. Vabbè. Probabilmente mi diverto. Allora. Oh, mamma mia. Ah, che botta! No, 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 no! Ok, dicevo qui non mi tuffo più, ma faccio così e basta. Dai. Qui sarà dura. Sarà dura. Dai, 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 grandissimo, grandissimo. Sì! Ma che forse ci qualifichiamo? Tu vedi di cadere? Se non sei dei nostri? No, non sei dei nostri. Cadi? Grande! Dai! Dai, tempo, scadi? Non dirmi che ci supera per sto maiale. E stavolta ho contribuito anche io. Il gioco finale sarà adesso, perché... voglio dire... Rimaniamo in 4 squadre. Risali la melma. Sfugge alla melma che diventa sempre più alta e fatti strada tra gli ostacoli per raggiungere le linee al traguardo. Questa non l'ho mai fatta e probabilmente è molto 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 difficile, perché non vale più il discorso di non avere fretta, perché qui bisogna sbrigarsi, se no muori a quanto pare. Dai, confido in voi, compagni miei. E vabbè, però, voglio dire, mi sono bloccato qui così. Avrei fatto veramente più in fretta se avessi fatto il giro. Mamma mia, che botta. Ah, questi sono molto più lenti. Sono molto più lenti, ma... No! Chiedo scusa, compagni.
Tu sei con me, vero? Dai. Modi. Moody, come ti devo chiamare. Grandissimo! Ah, qui si qualificano le top 3. Non cadere, arriva alla fine, ti prego. Sei incastrato qua. No! Beh, in realtà una squadra sola viene eliminata. Dai, cadi. Vabbè. Ci siamo qualificati. Mamma mia. Non sto facendo niente io. Grazie agli altri che sto andando avanti. Siamo in 3 squadre. È da un'ora che invoco il gioco finale e dovrà arrivare adesso, per forza, se siamo in 3. O se arriva un tête-à-tête. No, round finale. Esa in tondo. Su questo sono veramente scarso. Ci ho giocato un paio di volte e sono morto in pochi secondi, davvero. Dove sono io? Perché inizia a girare più veloce a un certo punto, io magari non me ne accorgo. No, Andre, no! Perché io ho quest'idea che se salto è una cosa migliore per il gioco piuttosto che non correre e togliere tutte le cavolo di pedane. Dai, un altro è stato eliminato. Ed era dei nostri, siamo rimasti in 6. E 2 dei nostri ci sono ancora. Dai, cavolo. Dai, sei un grandissimo tu. Dai, maledetti, perché non cadete voi altri? Madò, attento! Dai, macete. Maceta, come si chiama? Dai. No, attento, mamma mia. Sei rimasto tu con l'altro, dai, dai, dai. Ha provato a togliergli la terra da sotto i piedi. Una bella sfida, eh. Complimenti a tutti e due. Attento. Attento. Da che l'altro ha perso? Abbiamo vinto! Grande maceta. Maceta underscore 742. Grandissimo. Grandissimo. Dovremmo prendere un po' di punti, eh. Mica male. Guarda lì quante belle medagliozze. No, non lo voglio equipaggiare. Ma sì. 40 punti ti dà. Beh, bella lunga come sfida. Andiamo qua. Qui, fiera di kudos. Ci vogliono... Bisogna fare un bel po' di partite per prendere le ricompense. Vabbè, ma il tricheco disinvolto è bellissimo. Ma vi prego. Non lo posso avere... ma non posso. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto un botto sta modalità. Vorrei che tutte le partite fossero... Cioè, nel senso, vorrei che lo mettessero come la normalità. Se viene eliminato, boh, basta, non devi respawnare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un grande like. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Iscrivetevi alle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione. E sempre qua sotto in descrizione per i gamer troverete... un link molto 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 interessante. Io ringrazio coloro che sono arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!